L'Italia c'era, Banca d'Italia sapeva e probabilmente Banca d'Italia sapeva anche che queste banche avrebbero fatto una fine poco serena. In pratica tantissime famiglie, 130.000 famiglie, ci hanno rimesso un sacco di soldi, i risparmi della famiglia. I risparmi della famiglia e molte di queste persone sono persone anziane, persone che volevano lasciare magari qualcosa ai propri figli, ai propri nipoti. È stato deciso che obbligazionisti e azionisti non vengono risarciti, non sono stati risarciti, ma gli obbligazionisti subordinati, insieme agli altri obbligazionisti, quelli senior, sono le persone che con i loro soldi hanno permesso alle banche di emettere quei crediti. E quindi, se vogliamo vederla bene un po' tutta questa situazione, praticamente sono le persone che dovrebbero avere più diritto al risarcimento attraverso quelle garanzie poste alla base di quei crediti erogati. E invece no, il governo ha detto: voi obbligazionisti subordinati non avete diritto a un bel nulla. A nulla. Noi spostiamo le sofferenze nella bad bank, ci sarà qualcuno che le venderà e voi non prenderete nulla. Perché io credo che questa sia una scelta politica di una a due persone. Di una a due persone. Probabilmente, sicuramente, il nostro Presidente del Consiglio, anzi il vostro, perché mio non è. Mio non è. E probabilmente anche il figlio, il papà della ministra Boschi. Così facciamo vedere ai risparmiatori la truffa, perché ci sarà una truffa e farete pagare lo Stato, perché pagherà lo Stato, ci sarà un danno erariale enorme, ci sarà un danno erariale di 2 miliardi e 300 milioni. Domenica saremo ad Arezzo, tremano, piangono, perché gli avete rovinato il futuro, gliel'avete distrutto, gliel'avete cancellato il futuro, non esiste più il loro futuro, perché esiste solo il pensiero nel cercare di recuperare qualcosa del loro futuro, perché sentono in TV. E forse riavrete qualcosina e c'è il fondo di risoluzione e fate l'arbitrato e vi do 1.000 euro ma ne avete persi 40.000. Ma non è umiliante per una persona essere trattata in questo modo? Cosa stiamo combinando? Cosa state combinando? Se crolla il sistema bancario crolla tutto. Io amo il sistema bancario, ma lo voglio sano. Io lo voglio sano, perché senza un sistema bancario sano un paese non va avanti. Il nostro sistema bancario fino al 93 era abbastanza sano. Molto più sano, ma molto più solido, era solido, era solido. Mai dal 36 al 93 si è pensato alla fuga, agli sportelli, mai. Qui c'è un piano che mette in difficoltà tutto il sistema bancario, c'è un piano che vuole che le piccole banche vengano acquisite dalle più grandi, c'è un piano che ormai è chiaro per tutti. E ce n'è un altro, che è il piano nostro, che è il piano dei risparmiatori, è il piano delle denunce, il piano degli esposti, il piano delle messe in mora. Perché chi ha messo in piedi questa procedura e non poteva metterla? Chi si è preso questa responsabilità? Pagherà, perché noi non dormiremo la notte per fargliela pagare. Non dormiremo la notte, perché già non dormiamo la notte. Pensando a queste persone che non hanno più niente, hanno perso tutto. Quindi pensateci bene, ancora siete in tempo, avete delle possibilità, noi ve le abbiamo proposte e ve ne proporremo anche altre. Restituite i soldi a tutti, restituite i loro soldi a tutti. Grazie.